Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. C'è qualcosa di speciale. Sta accadendo qualcosa di speciale questa sera. La disposizione dei... I vestiti. I vestiti sono perfetti per quello che andiamo a fare questa sera. Allora, l'abbigliamento, vi assicuro, è adatto perché cominciamo qualcosa di nuovo. Troppi video serie impegnati ultimamente. Ogni tanto devo concedermi anch'io lo spazio di divertirmi, no? E usare YouTube per entertainment. Ieri sera, per caso, avevo cominciato a riesumare, riascoltare brani vecchissimi miei. E ho pensato, aspetta un attimo, rendiamolo più interessante. Praticamente, lo scopo di questa serie nuova è riscoprire i nostri brani remoti che abbiamo composto, che non si ascoltano più, riscoprirli insieme, condividerli tra noi, perché sono da anni assolutamente convinto che a forza di pensare a fare cose, creazioni nuove, finiamo per dimenticarci quelle vecchie. Lo stesso discorso vale anche semplicemente per le idee. Magari pensiamo di aver avuto un'idea bellissima ieri, no? Nuova, e poi però scopriamo che quella stessa idea l'avevamo già avuta magari tanti anni fa, l'avevamo scartata, abbandonata, dimenticata. Cioè, spesso ci ritroviamo a fare sempre gli stessi passi, a ripercorrere più o meno a volte lo stesso percorso, no? Invece che andare sempre avanti, cercare qualcosa di nuovo, questo è uno spazio che ho voluto creare per recuperare quello che abbiamo già fatto. Magari recuperiamo le nostre idee che avevamo avuto nel passato, musicali e artistiche. È anche un'attitudine materiale, no? Mentale, ecologica, di recupero di materiale povero, ma anche non povero. Proviamo ad essere rinnovabili. Su alcuni brani che vogliamo, che decidiamo noi, possiamo in questa serie addirittura renderli del tutto disponibili al pubblico, per essere ad esempio riarrangiati, per rubarne le melodie e le armonie. A noi magari semplicemente non servono più, erano esperimenti passati, oppure non ne siamo più soddisfatti, li vorremmo buttare via. Ecco, l'idea è, prima di buttare via, condividiamoli, in modo che un'altra persona possa servirsene magari per realizzare un altro brano, cioè delle specie di prodotti royalty free, tipo Creative Commons. Possono essere brani musicali di qualsiasi genere, durata, tipologia, purché siano, uno, brani musicali, ovviamente, due, non siano coperti da diritti d'autore e copyright, tre, abbiate voglia voi di riscoprirli prima di tutto per voi stessi e di condividerli con me e con chiunque acceda a questo canale. Scopo ultimo, condividere, scambiarsi idee musicali, pareri, opinioni, avere dei feedback sulle nostre creazioni passate che avevamo quasi dimenticato, che magari un po' ci imbarazzano ancora adesso perché le abbiamo fatte magari agli inizi, tanti anni fa, quando non eravamo esperti, non sapevamo esattamente come fare, come utilizzare i software, avevamo meno competenze. Insomma, avere il coraggio di superare questo imbarazzo, per me ce ne vuole molto, e far sentire la propria creatività. O poi magari possiamo anche condividere dei brani più recenti dei quali siamo totalmente soddisfatti. Insomma, restiamo aperti a tutte le strade possibili. L'importante è, credo, e questo è il succo della serie, ascoltarci l'un l'altro, darci suggerimenti, condividere sensazioni, anche negative, assolutamente. Mettete tutti i dislike che volete, non è questo che importa. Allora, come possiamo fare? Dunque, voi scegliete il brano che volete condividere. Due, mi scrivete un link da cui poterlo ascoltare o scaricare nei commenti qui su YouTube o sul mio server Discord, alla pagina Join the Corrida. Ultimo fatto, li ascoltiamo, diamo dei pareri, opinioni, facciamo apprezzamenti, diciamo liberamente che ci fa schifo perché magari lo motiviamo e spero ci divertiremo. Un po' come in quella trasmissione di diversi anni fa che si chiamava La Corrida di Corrado, che è anziano come me, se la ricorderà, credo bene, con improponibili concorrenti allo sbaraglio. Qui lo faccio come un video su YouTube, anche se tutto questo lo vedrai meglio, diciamo, come un format per lo streaming, ma purtroppo al momento non possiedo una connessione abbastanza potente per fare streaming. Whatever. Allora, sono molto emozionato, mi cambio anche gli occhiali così
ci vedo meglio su quello che devo fare. Ok, dunque ieri sera ho cominciato ad ascoltare alcuni brani, ma per caso, così mi ero messo qui sul computer e stavo riascoltando alcuni brani composti una miriade di anni fa, davvero, nei quali tra l'altro canto. Vabbè, lasciamo stare. Allora, questo è il mio primo ascolto che vorrei fare questa sera. Il titolo della canzone si chiama Yet Standing Still. Ascoltiamo. Un po' sconcio con queste camicie. Beh, non è male l'intro. Cos'è, una ballad? Oddio. Ma io canto. Ma quando mai? Addirittura un'apertura di cuori. Mamma mia. Che ricordi. Mamma mia, allora, vabbè, io che canto è una parola grossa. La voce è totalmente indietro. Vabbè, ma ragazzi, questo risale... Cos'era, il 2009? Cioè, più di 10 anni fa di sicuro, con un effetto di voce nascosta. Però il ritornello... Vabbè, la voce scompare, non si capisce cosa canto, pieno, troppo pieno di robe, di ritornello. Non è male il ritornello. No, questo era, questo ticchettio che sentite era... Perché questi brani non li possiedo. Questi brani non li possiedo più. Come progetti, no? Avevo usato Logic nel 2009 e li avevo. Mamma mia! Li avevo cantati e scritti. Allora, non sapevo utilizzare assolutamente Logic. Era addirittura il Logic, non, chiaramente, non il 10, non c'era ancora, credo. Era la versione precedente, quella in grigio, chiaro, in bianco. Li avevo registrati nel garage di mia nonna, che nel frattempo non c'è più, non c'è neanche più la casa, è stata venduta. Li avevo registrati lì, con l'idea di... Cioè, era venuto dal cuore, volevo sperimentare, volevo mettermi alla prova e provare a cantare anche, con risultati pessimi. Mixing non ne parliamo, la voce tutta dietro, ma se non ricordo male era anche stato
una mia idea di tenerla dietro la voce rispetto a far sentire di meno rispetto agli strumenti, di amalgamarla un po' meglio, cercando un po' di confondere appunto il fatto che non so cantare. No, l'effetto che sentivate adesso, questa cosa qua, è perché non possiedo più questi progetti su Logic, però nel frattempo li avevo messi, se non ricordo, qui risaliamo agli albori della mia esperienza, li avevo messi su CD e poi da CD li avevo passati su computer. Però stranamente, non so perché, il CD non funzionava e dava questo gracchio, però è rimasto evidentemente anche nella versione digitale. Andiamo avanti. Ma questa cosa sembra un ritornello tipo Emerson, Lake & Palmer. Cosa succede adesso? Cioè siamo a 3 minuti e 27, ci sono ancora 3 minuti e 27. Cos'è? Molto vuota. Oh, è vero che avevo lasciato spazio per una parte strumentale, perché il concetto era son brani miei, ci penso io, faccio quel cavolo che voglio. Questo era il sax che avevo usato con la Yamaha S90. Si sente a buco che non è un né un sax vero né un campione di qualità. Beh, questo è George Michael negli 80. Questo sì. Beh, a parte i campioni di sax, l'arrangiamento non è malvagissimo. Tra l'altro il testo di questa canzone, vabbè, come tutte le canzoni che avevo scritto in quel momento, io non sono un parolaio, no? Non so parlare, lo si vede anche dai miei video, ma soprattutto per trovare le lyrics, il testo, che sale, il testo delle canzoni, di queste canzoni, non ero in grado di trovare il testo di queste canzoni, cioè non sono mai stato un poeta, uno che gli vengono così le parole facili, no? Allora, sono mica solo questa, poi anche le altre canzoni che vedremo le puntate prossime sono piene zeppe di saccheggi testuali da tutti, dai Queen, dai Dave Matthews Band. Al tempo ascoltavo Dave Matthews Band. Andiamo avanti. Ma è ritornello, cori che rispondono, cioè il ritornello musicalmente non è male. Vabbè, io che canto proprio non esiste. Questo è Emerson, Lake & Palmer, questa cosa qua. Vabbè, io essendo pianista si sente l'impronta, l'orma del pianista. Essendo stato, adesso mica tanto. Sentite questo gracchio? Era il CD che evidentemente si era rovinato. No, vabbè, allora prima di salutarci vi faccio vedere, cioè beccatevi
L'illustrazione, mio Dio, l'illustrazione, ma chi è? Ma chi sei? Oh, oh, ambedi, Piros con l'S, ma chi sei? Oh, Abello, ambedi, mio Dio. Vabbè, Yet Stand Still abbiamo ascoltata, Change, Running for Your Love, Shaking Your Life, Sailing Over, I'd Better Stay Something, ce ne sono sette in tutto. Che salto nel passato, mamma mia. Più di 10 anni che non le ascoltavo. Le avevo rimosse perché sapevo dentro di me che erano piuttosto imbarazzanti. Però così, a primo ascolto, almeno di questa, adesso vediamo le altre, ma a primo ascolto non è tutto tutto da cestinare. Cioè, se avessi voglia potrei anche adesso mettermi qui a rifarle, magari non a ricantarle, ma a risistemarle dal punto di vista del mixing, dell'arrangiamento. Vabbè, fine, aspetto i vostri commenti, metto il brano su Discord e vi posto l'invito per accedervi qui sotto. Potete farci quello che volete, trasformatelo, saccheggiate le melodie se vi piacciono, il testo, le armonie, quello che vi pare. Se avete voglia lo trasformate in un altro brano e poi mi condividete il risultato finale. E poi soprattutto aspetto i vostri relitti musicali del passato. Ci vediamo al prossimo episodio. Take care.